Qua un libretto che si intitola 101 cose da evitare a un funerale. È di Daniele Luttazzi, ve ne leggo alcuni brani e poi vi spiego perché faccio questa cosa strana. Da evitare a un funerale, anzitutto sollevare il coperchio della bara e buttarci il sacchetto della spazzatura, fingere di rimanere con un dito incastrato fra le mani del defunto, strofinare con vigore un pettine e poi far rizzare i capelli del defunto con l'elettricità statica. Non sono impazzito, adesso ve lo spiego. Consolare il marito della defunta ricordandogli che in fondo anche lei, come ogni altro essere umano, era composta per l'80% di acqua. Se il defunto non è del tutto morto, leggergli un libro di Francesco Alberoni. Entrare nella bara e chiedere al defunto: che piano? E infine l'ultimo, se no ve lo leggo tutto. Mentre stanno calando la bara nella fossa, chiedere ad alta voce: ehi, chi è che sta bussando? Pensavo a questo libretto perché bisognerebbe scriverne uno intitolato 101 cose da non fare nei tribunali. E credo che se l'avessero scritto per tempo i magistrati e l'avessero poi rispettato, questa riforma non avrebbe ragione di esistere. Voi sapete che molto spesso questi confessano anche, e quindi più volte hanno detto: se l'avessimo fatta prima non ci sarebbe stata Mani Pulite. D'altra parte il giornale, credo l'altro giorno, pubblicava una storia delle riforme e raccontava perché fu fatta quella che prevedeva credo nel 74 giù di lì, la progressione automatica in carriera, perché l'onorevole Piccoli disse: diamogli questo ai magistrati, se no ci arrestano tutti. Hanno anche un'alta considerazione di sé, della propria moralità, per cui confessano continuamente sulle nobili ragioni delle loro riforme. Ecco, se avessero fatto un libretto e l'avesse un manuale proprio delle cose da non fare nei tribunali, questa riforma sarebbe del tutto inutile. Naturalmente bisognava farla prima del 92, perché poi nel 92 già sono successe delle cose. Diceva prima Martello: la blindatura, mi veniva in mente quando una volta li blindavano a loro, adesso blindano la riforma probabilmente per non essere blindati nuovamente in futuro. Perché mi veniva in mente proprio ieri, leggendo l'elenco dei nuovi cavalieri del lavoro appena insigniti dal capo dello Stato, fra di essi uno di quelli che ha meglio meritato è Paolo Scaroni, attuale amministratore delegato dell'Enel, che ha patteggiato 1 anno e 4 mesi definitivamente per corruzione, avendo pagato tangenti al PSI quando era amministratore della Techint, cioè di un'azienda privata. Quando poi ha patteggiato e ha riconosciuto di avere pagato le tangenti, l'hanno promosso amministratore delegato dell'Enel, cioè di un'azienda semipubblica, e da 2 giorni è anche cavaliere del lavoro. Questo ha molto a che fare, secondo me, con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Credo innanzitutto che una delle cose da non fare sia quello che ha fatto il giudice di Bari. Il giudice di Bari è un tipo un po' strano, ho letto anche delle cose molto critiche nella mailing list di Armando Spataro. Credo anch'io che poteva evitare quella, non la frase sui mercenari, ma la frase si comprende se non si giustifica. Ecco, questa era una scemenza totale, anche perché esulava dall'oggetto di cui si stava occupando. Ma chiamare mercenari persone che si fanno pagare per fare la guerra significa usare semplicemente la lingua italiana. Se avesse chiamato mercenarie le due Simone e avesse chiamato missionari i 4 bodyguard, probabilmente nulla di avrebbe avuto gli elogi di Libero e del giornale. Insomma, quindi la prima cosa da non fare è quella di fare ordinanze senza leggere il giornale Libero, Panorama e il Foglio, perché altrimenti uno si sbaglia, no? Un'altra cosa da non fare è quello che ha appena fatto la Cassazione: confermare la sentenza di appello su Andreotti, che dichiara che Andreotti è stato mafioso almeno fino alla primavera del 1980. Ecco, se avessero cassato senza rinvio, a quest'ora si direbbe la stessa cosa, no? Perché in realtà poi ci hanno raccontato che la Cassazione ha stabilito che Andreotti non è mai stato mafioso, però in cuor loro lo sanno che è andata male. La Giulia Bongiorno, mentre saltellava pubblicamente dicendo vittoria, vittoria, sapeva di avere perso, visto che aveva chiesto esattamente il contrario di quello che la Cassazione ha fatto. Ecco, nei libri di storia invece si potrà scrivere che fino al 1980, 7 volte Presidente del Consiglio, è stato colluso con la mafia.
mediaticamente non sarebbe cambiato niente, ma nella valutazione di quei due o tre storici che vorranno andarsi a leggere la sentenza cambierà molto. Bruno Vespa non ha fatto puntate su Andreotti, essendo andata male, questo è un altro segno che è andata male, perché altrimenti ne avrebbe fatta un'altra. Ve le ricordate quelle intitolate Assolto, no? La fece persino dopo la sentenza d'appello. Era un po' più lungo, però sarebbe stato più appropriato titolare Siamo stati governati da un mafioso fino alla primavera del 1980. Era più pertinente, anche se era un po' più lunga. Un'altra cosa da non fare sicuramente è quello che sta facendo il CSM, che sta bloccando sulla soglia di una nuova giovinezza Corrado Carnevale, che dopo essere stato pensionato gli hanno fatto una legge apposta per farlo rientrare in magistratura, e il CSM si sta domandando dove metterlo uno come Carnevale, perché al di là del fatto che è stato assolto dai suoi vicini di banco della Cassazione, c'è comunque il fatto che al telefono, quando parlava, la cosa più carina che diceva di Giovanni Falcone è cretino. Allora uno che la pensava così forse meriterebbe quegli esami psicoattitudinali, no, di cui si parla tanto in questo periodo, purtroppo tardivi. Nel suo caso, un'altra cosa da non fare è quella che stanno facendo i magistrati della Procura di Palermo, che, sbattuti fuori da una circolare demenziale del Consiglio Superiore dalla Procura antimafia del posto, stanno chiedendo di poter rientrare per occuparsi ancora di mafia. Sono dei casi veramente di ostinazione che rasenta la follia, perché se uno ha la possibilità finalmente di uscire dall'occuparsi di mafia, non so, come sta capitando a Ingroia, di far parte del pool antiterrorismo, voi sapete che il terrorismo islamico a Palermo è un'emergenza seconda soltanto al traffico, no? Quindi, come diceva Johnny Stecchino, la prima emergenza è il traffico, il secondo è il terrorismo islamico. Pullula proprio la Sicilia di terroristi islamici, e quindi insomma, è giusto che si occupino, magari scriveranno poi anche libri e li intervisteranno anche in televisione se si occuperanno di terrorismo islamico. Invece il fatto di intignare, di inzigare, di volersi ancora occupare di mafia è proprio una cosa che merita davvero di finire in quel manualetto, per non parlare dei magistrati di Torino che hanno neutralizzato l'operazione Telecom Serbia. Anche lì, avessero avuto un po' di savoir-faire, ci fosse stato già questo manualetto, avrebbero preso terribilmente sul serio il super testimone Igor Marini. Bastava leggere alcuni giornali che lo chiamavano così, o vedere i telegiornali che a Reti Unificate lo definivano il super testimone Igor Marini, e quindi anziché sbugiardarlo guardandolo semplicemente in faccia, perché poi è avvenuto questo, l'hanno visto in faccia una volta e hanno capito chi era, gli hanno chiesto che mestiere faceva, ha detto carico e scarico ortofrutta al mercato di Brescia, hanno capito che insomma per gestire tangenti di 1.000 miliardi non si può fare il caricatore di casse al mercato ortofrutticolo. Se avessero dato retta ai telegiornali e a certi giornali, si sarebbero risparmiati tante amarezze. Ancora l'altro giorno Marcello Maddalena, procuratore di Torino, responsabile di questa infame indagine che ha smascherato Igor Marini, è stato additato da Giuliano Ferrara come il vero colpevole dell'ordinanza del giudice di Bari. È un caso piuttosto... Qui ci vorrebbe un esame psico-attitudinale, ma soprattutto psico, perché Giuliano Ferrara aveva appena detto a porta, istruito da Vespa, che l'ordinanza del giudice di Bari era da vomitare, aveva fatto proprio il gesto di vomitare. E poi c'era un altro di Forza Italia che si era associato al suo vomito, e poi un terzo che si era associato al vomito dei primi due. Poi hanno scoperto che questo giudice si proclama un fan dei quattro bodyguard e si proclama lui stesso di destra. Quindi il giorno dopo, grande virata di Giuliano Ferrara, che ha detto però insomma questo giudice, in compenso Maddalena, ecco, quello è il vero problema della magistratura italiana, che è logico, no? Proprio è un sintomo di intelligenza. Credo che anche la Boccassini, Colombo e gli altri di Milano dovrebbero allinearsi al più presto a questo ipotetico manuale e arrendersi a un certo punto. Fra un po' penso che allagheranno il tribunale come gli studenti del Parini per non farsi processare, quindi bisognerebbe farsene una ragione che non si possono fare certi processi, lasciar perdere, dedicarsi ad altro, soprattutto dopo l'ultima testimonianza. Non so se avete letto, ci sono giornali che hanno titolato Letta sbugiarda l'Ariosto, mai visto tangenti a Casa Previti. Pensate
che sorpresa, no? Tutti pensavano che Gianni Letta, braccio destro di Berlusconi, sarebbe andato lì a dire sì, effettivamente partecipavo a questi passaggi di denaro, ho fotografato anche diverse volte, se volete vi porto i rullini. Invece ha detto non ho visto niente, sbugiardata definitivamente l'Ariosto, chiudere questo processo per favore e non se ne parli più. L'ultimo caso, le famose procure che lavorano in silenzio e nel nascondimento, non quelle da copertina, ma quelli che i veri magistrati, pensate quelli di Aosta, no? Nessuno ha mai sentito parlare, si occupavano di fontine e di altre cose, a un certo punto incappano non nel delitto di Cogne, che è un caso di ordinario infanticidio, ma nell'avvocato Taormina, il quale li prende a modello della mala giustizia politicizzata, eccetera, queste due poverette vengono dipinte come toghe rosse, arriva con l'investigatore Gelsomino, sapete che c'è anche l'investigatore Gelsomino che è quello che trova l'impronta decisiva sulla maniglia della porta, 2 anni dopo il delitto, quindi ci sono anche impronte di non si sa bene chi su questa porta, ma arriva Gelsomino, trova l'impronta decisiva. E dato che le magistrate non lo prendono sul serio, allora chiede a Caselli, pensate a cosa si è ridotto Taormina, di prendere lui l'indagine perché quelle sono toghe rosse. E ecco, se queste avessero capito come va il mondo, nel momento stesso in cui Taormina prende le difese della signora, si chiude il processo, si assolve, si chiede l'assoluzione e si vive tranquilli. Queste sono proprio le cose basilari che bisognerebbe imparare per evitare la controriforma dell'ordinamento giudiziario. L'ultimo insegnamento che vale per tutti è non condannare più nessuno, anzi nemmeno aprire indagini in presenza di notizie di reato a carico di persone laureate o al di sopra di un certo tenore di vita. Si prende la dichiarazione dei redditi come per le tasse universitarie e si vede chi sta sotto sì, chi sta sopra non si indaga più. Perché? Non soltanto perché ci si attira critiche, attacchi, accuse, si vive male, si viene insultati, eccetera, ma soprattutto perché si fa un lavoro del tutto inutile. Se ci pensate, uno passa anni e anni della sua vita, indagini, rogatorie, perizie, contabili, indagini preliminari, udienza preliminare, ricorsi, corte costituzionale, ricusazioni, denunce, primo grado, secondo grado, Cassazione, dopo 10 anni finalmente magari uno riesce a portare a casa 10 giorni di reclusione per quello che ha falsificato alcune migliaia di miliardi di bilanci e subito dopo quello diventa ministro, no? Oppure diventa amministratore delegato di una grande società, eccetera. Allora, per abbreviare i tempi, uno appena ha una notizia di reato su uno di questi qua lo promuove direttamente ministro. Bisognerebbe dare alla magistratura il potere di nominare ministri in modo che invece di aprire l'indagine, come riflesso immediato, dice invece di indagato lei è ministro da subito, perché tanto si sa che va a finire così, quindi è inutile perdere 10 anni, che quello tra l'altro perde anche 10 anni di stipendio come ministro, lo si fa ministro subito o amministratore delegato, direttore generale di una grande corporation e si abbrevia. La nuova classe dirigente, d'altra parte, come avrete letto sul Corriere della Sera, verrà selezionata da Marcello Dell'Utri, che ha tenuto un seminario in questi giorni con altri intellettuali della Magna Grecia del suo pari e che alla fine è stato intervistato al Corriere della Sera, mezza pagina di intervista, no? È un'intervista molto incalzante. Dell'Utri, sapete, è stato condannato definitivamente a Torino, è imputato di mafia a Milano, a Palermo, a Milano è già stato condannato in primo grado per estorsione con il boss Vincenzo Virga di Trapani, che incaricava per il recupero crediti, e quindi è parlamentare della Repubblica e anche europarlamentare, prima e ora membro del Consiglio d'Europa. Questo luminare veniva intervistato da Maria Latella, già nota per l'intervista alla moglie del Presidente del Consiglio, con domande incalzanti di questo genere. L'Italia è una società immobile, però si fanno un
sacco di convegni, ci si mette anche lei? Dell'Utri vacillava a questo punto, no? Ma lei incalzava: da Giulio Cesare a Shakespeare i potenti non sono mai granché lieti di occuparsi della successione. Dell'Utri era ormai alle corde, no? Tentava una difesa, ma la tela lo colpiva ancora. Con un gancio, nel vostro convegno di Sorrento si parlerà di formazione e anche di ricerca, anche di recupero crediti forse nelle pause, no? Chi è più responsabile dei ritardi nell'uno e nell'altro campo? A questo punto Dell'Utri implorava pietà, ma la Latella lo finiva. A proposito di calcio, lei che ha un grande amico nel settore, può aiutarci a capire perché appena un imprenditore italiano fa 2 lire si compra una squadra? E cosa pensa della disputa fra Galliani e della Valle? Ecco, voi capite che un'intervista di queste proporzioni merita il Pulitzer o quantomeno un cavalierato del lavoro, visto che l'hanno dato anche a Scaroni. Allora, per concludere, io credo che sia giusto e sacrosanto questa storia dell'esame psicoattitudinale, soprattutto psico, ai magistrati, perché se non avete ancora capito come va il mondo e che cosa dovete fare per evitare queste riforme, è bene che ve lo facciano capire anche con mezzi piuttosto invasivi. L'idea poi dell'esame psicoattitudinale è di Francesco Cossiga, che è un uomo politico noto per il suo equilibrio mentale, no? Quindi è proprio una cosa pertinente. E invece di opporvi a questa riforma, almeno per quanto riguarda l'esame psicoattitudinale, suggerirei di chiedere esaminatori stranieri, perché quando arriva qualcuno dall'estero e vede quello che succede in Italia, succede poi quello che diceva Piero Martello per il falso in bilancio, ma succede anche quello che è successo per il povero Buttiglione, no? Che noi credevamo essere il pezzo più pregiato del governo e appositamente lo esportavamo all'estero. Appena l'hanno visto, questi hanno detto: ma che gli fate fare ministro a quelli così in Italia? Figuratevi se gli mandavano Gasparri o qualcun altro. Allora, o l'ingegner Castelli, no? Raccontare in Europa che l'ingegner Castelli è ministro sarebbe divertente. Noi ci autoconsoliamo raccontandoci che c'è un complotto anticattolico ed è quella la ragione per cui Buttiglione non piace, c'è una lobby anticattolica. E nessuno tiene presente che Prodi non è propriamente un buddista o un ateo del circolo Bertrand Russell, è un cattolico che viene dipinto dai vignettisti proprio con la tonaca, no? Perché, e nessuno ha mai trovato da dire nulla su Prodi. Il complotto anti-italiano naturalmente non vale, perché Mario Monti e Mabonino sono italianissimi e nessuno ha mai trovato da ridire. Mi dicono che ha influito molto nel giudizio su Buttiglione il fatto che proviene da un governo che ha problemi con la giustizia piuttosto noti, e che Buttiglione è candidato a commissario per la giustizia, che sembrerebbe un ossimoro in Europa, naturalmente non in Italia, e poi per il fatto che si porta appresso un segretario che si chiama Catone, Giampiero Catone, e che non ha condanne, ha semplicemente un processo e un'inchiesta in corso, oltre che un arresto all'attivo di alcuni anni fa. Ecco, questo semplice fatto, appena l'hanno saputo, desta sconcerto, per cui dicono: ma come possiamo mettere alla giustizia uno che si accompagna con un inquisito? Cioè, quindi immaginate come sono lontani, come sono indietro rispetto all'Italia, dove invece se uno non è almeno condannato non diventa presidente dell'Enel. Quindi io chiederei esaminatori stranieri, perché penso che se passano gli esami psicoattitudinali fatti ai magistrati e fatti ai politici, dagli stranieri ho l'impressione che in manicomio ci finiscono i politici, e magari non solo in manicomio, anche in altri luoghi chiusi e sbarrati.